Eccomi qua, sto aspettando Andrea Geloni della Libreria Nina. Libreria Nina da Pietrasanta, eccolo qua, vediamo se entra. La Libreria Nina non sta entrando, dov'è? Oltre mi ha mandato i saluti, ecco. Okay. Vediamo se ce la faremo, ragazzi. Intanto per questo momento sono soltanto io e sto aspettando che la libreria Nina si colleghi. Ciao, ce l'abbiamo fatta, Madonna, mi è presa l'ansia, vabbè. Alla fine ci siamo, che bello. Come Bene, stai? io per ora ho fatto solo dirette Facebook, questa è la prima che faccio di Instagram. È la Spero prima anche per me. sì, spero che mi si senta bene, io ti sento bene. Sì. Sto bene e ovviamente come si può stare bene in questo momento, la situazione è un po' surreale, per cui mi fa anche un po' strano tornare a parlare di libri, di questioni intellettuali, perché io ho un mese e mezzo che sono la compagna di giochi di una bambina di 4 anni e mezzo, quindi vivo nel mondo dei paciocchini, delle Miracle Tunes, eccetera, quindi sto cercando di risettarmi e tornare quella che ero fino a 2 mesi fa, ecco. Sai che io ho l'impressione che alla fine, cioè anche se per i bimbi adesso è faticoso, alla fine lo ricorderanno come un tempo bellissimo perché stanno passando un sacco di tempo con i genitori Allora, e quindi alla fine non è il mia figlia infatti ricordo. è contenta. Mia figlia è contenta, dice che si diverte, che l'unica cosa che le dispiace è non poter invitare i suoi amici a casa. Però lei continua a sostenere che si diverte, non so come faccia, ecco, sinceramente, perché io veramente non ne posso più di questi giorni passati a fare pasta di sale o ciambelle che puntualmente fanno schifo. Questo. Senti, allora, prima di iniziare a parlare del tuo libro, io volevo chiederti una cosa, intanto che si connettono le persone, che così inizio a parlare del tuo libro quando siamo tutti, tutte le persone che mi avevano chiesto informazioni su questa cosa, eccetera. Allora, io sto parlando con un insegnante che ha scritto un libro molto bello che si chiama Sempre per la terza contromano, perché però è lo stesso, che peraltro ha vinto il premio PEA, il premio dell'anno nostro della libreria nel 2012, una cosa del genere. E niente. Quindi, siccome io faccio il libraio, tu fai l'insegnante, siamo probabilmente due categorie delle quali in questo periodo si è parlato tanto, ma dicendo un sacco di stupidaggini rispetto al lavoro, eccetera. Tu, ho visto che non hai fatto nessun intervento, nessuna polemica rispetto al ruolo degli insegnanti in questo momento qui, però ti va di dirci 5 minuti come la stai Hai vivendo? voglia? Certo, io ho pensato se scrivere qualcosa, ma vorrei prendere un attimo il tempo per pensare, per capire veramente la questione della scuola. Della scuola in realtà si è parlato molto poco, tanto che insomma ora si dà per scontato che si possa ripartire e non si parla minimamente di quale idea abbiamo di scuola e di come possiamo ripensare o pensare la scuola in questo momento. La scuola è tante cose contemporaneamente, nel senso che c'è, cioè, da una parte, io sono 10 anni, insomma, chi ha letto gli altri miei libri, anche quello che però è lo stesso, sa che io mi occupo, diciamo, di quella che possiamo parlare di una didattica che è un po' sempre di emergenza, ok? Cioè io sono 10 anni che lavoro nelle scuole serali, quindi sono sempre abituata a situazioni particolari. Molti li vedo preoccupati per le classiche questioni dei programmi, ecco, però quella a me è la cosa un po' che preoccupa meno, cioè 2 mesi di scuola fatta più o meno così saranno recuperabili. Io ho tantissime persone, cioè io sono abituata a lavorare con persone che smettono di studiare in terza media e poi riprendono dopo 20 anni, insomma, quello. Certo sarà un problema, ma sarà il minore. D'altra parte la scuola è anche un servizio e è questo che mi preoccupa molto, nel senso che nessuno, adesso si parla di ripartire, ma nessuno spiega dove mettere i bambini, ad esempio, no? Cioè, io penso un forte fastidio in questo paese, anche una forte misoginia. Non appena si prova a dire dove mettiamo i bambini, ecco, alzarsi i soliti commenti moralistici, allora cosa li avete fatti a fare? Vabbè.
In realtà, cioè, un paese civile dovrebbe proprio anche dare chiaramente un'idea di come pensiamo di organizzare tutte le fasce giovanili, cioè dai bambini più piccoli, di cui nessuno parla, materne, elementari. Se i genitori devono tornare al lavoro, dove andranno questi bambini? Chi li terrà? Come organizzeremo le nostre giornate? Perché quello che io temo è che già il nostro paese ha un tasso di occupazione femminile molto basso, che a pagare di questa situazione per una tradizionale divisione dei generi che in Italia permane ancora, poi saranno le donne. Vediamo da qua a qualche mese quante donne saranno più o meno costrette a licenziarsi. Ecco, cioè ricordiamocene di queste cose, ricordiamocene, visto che un anno fa stavamo ancora lì col senatore Pillon che diceva laddove c'è la separazione le donne non hanno diritto a nulla. Ecco, quindi cerchiamo di pensare a questo. Per il resto poi la scuola la ripenseremo, la riprenderemo, io spero, cioè io non vedo l'ora, ecco. C'è un problema strutturale però anche questo, e anche di questo si è parlato molto poco, nel senso che quando noi parliamo di classi pollaio, non parliamo solo da un punto di vista didattico, cioè la classe pollaio è la classe con 35 studenti che non puoi seguire perché sono troppi, ma in realtà la classe pollaio è anche una classe insicura, nel senso la maggior parte delle nostre scuole non ha il minimo di metri quadri, diciamo così, necessario per studenti, secondo le indicazioni di sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo avere per gli studenti da superiori circa 2 metri quadri a testa e per gli studenti più piccoli circa 1,80 m. Questo vuol dire che dovremmo avere classi laddove abbiamo 30 studenti di un minimo, insomma, di un 60 metri quadri. Anche chi non entra spesso nelle scuole, comunque qualche scuola l'avrà vista e sapete che noi questi numeri non ce l'abbiamo. Quindi, quando noi parliamo di edilizia scolastica, che è un tema che viene molto spesso lasciato a margine, parliamo anche proprio di problemi strutturali, cioè le nostre scuole che cascano a pezzi molto spesso hanno anche proprio una questione interna che non è a norma. Quindi, ritornare a scuola adesso fa tornare fuori tutti questi problemi che noi abbiamo buttato sotto il tappeto per tanti anni. Quindi sarà problematico. Io non vedo l'ora che si faccia, ecco, perché anche, vabbè, ovviamente io faccio la mia parte, quindi quella degli insegnanti, dei professionali di periferia. E, ovviamente a pagare questa situazione saranno i bambini delle fasce sociali, diciamo così, meno colte. Nel senso io, cioè mia figlia, povera crista, cioè in questi giorni che non so che farle fare, le insegno l'inglese, cioè, nel senso, poverina, capito? Poverina lei. Però, insomma, molte persone non sono in grado di seguire i bambini nei compiti. E molte famiglie non sono un luogo in cui si vive serenità. Ecco, la scuola è anche uno spazio neutro dove molto spesso i bambini e i ragazzi possono sperimentare dei diversi modi anche di stare insieme. Perdere tutto questo io lo trovo drammatico. Quindi io spero che torneremo presto lì. Diciamo che forse la scuola, per come la conosco male io, ma insomma dalla mia esperienza, da quello che leggo nei racconti appunto di chi ci lavora, è la parte più abituata a gestire l'emergenza come se l'emergenza fosse la normalità e quindi da un certo punto di vista la mentalità di chi ci lavora è già pronta a gestire l'emergenza perché è quello che fa nel quotidiano. E poi possiamo anche sperare che da questa situazione usciremo con una consapevolezza maggiore delle priorità. E anche con una consapevolezza maggiore che quello che ci è stato ripetuto in questi anni, cioè che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, i soldi ci sono, è tutta una questione appunto di priorità e di dove vanno questi soldi, di dove è giusto tagliare e di dove è giusto invece investire. E magari anche io te lo dico da libraio, tanto facciamo conto di essere tra noi al telefono, mi piacerebbe non sentire più la famosa frase non mi stia a fare lo scontrino. Ecco, mi piacerebbe che avendo visto quanto c'è bisogno di scuole e di ospedali, almeno questa cosa potremmo
evitare di sentirla, ma non lo so, è una speranza. Io vabbè, cerco di attaccarmi alla speranza che ne usciremo migliori da questa situazione. Almeno io spero che riusciremo a inquadrare le priorità. Cioè, sono anni che noi diciamo che non si può tagliare la scuola, non si può tagliare la sanità. Chi ci ha ascoltato? No? Vabbè, vabbè, passiamo al tuo libro. Il tuo libro, senza salutare nessuno, anche questo parte in fondo dalla scuola, no? Cioè parte per raccontare le foibe dalla domanda che c'è, dalla domanda spesso pretestuosa comunque di conoscere, anzi di rivendicare il silenzio su questi anni, come se ci fosse un silenzio che poi in realtà c'è, colpevole, da una parte politica che non vuole che una determinata storia venga raccontata. Ecco, il tuo racconto parte proprio da lì, dalla tua esperienza di insegnante, che invece questa storia, proprio perché è la sua, l'ha voluta raccontare e si è scontrata con la difficoltà, prima di raccontarla, di conoscerla e di conoscerla in maniera oggettiva. Ecco, è da lì che parte, dal tuo lavoro di insegnante. Sì, dalla mia vita privata, ecco, diciamo così, dalla mia storia familiare, sì. E poi ovviamente, cioè, insegnando storia, mi pongo delle domande, no? Io, diciamo così, sono uscita da. Sono entrata in questo lockdown dopo un ciclo fortissimo e intensissimo di presentazioni tra gennaio e febbraio. Ovviamente la maggior parte delle presentazioni erano attorno a febbraio, perché a febbraio c'è il giorno del ricordo, e quindi è un po' come se si addensassero tutte le questioni relative alla FOIB e al confine orientale. Molto spesso si dice di queste cose, non se ne è parlato, eccetera. In realtà ormai sono anni che se ne parla. Cioè, se noi dovessimo, cioè, diciamo che ormai il termine foibe l'ha sentito nominare un po' chiunque, ecco, e molti non sanno di cosa stiamo parlando, molti non sanno di cosa sono, ma così come molti in Italia non sanno nulla assolutamente di storia del Novecento, diciamo anche questo, no? Quindi, qual è stata l'interesse, ovviamente, cioè il motivo è stato principalmente un motivo personale, nel senso che chi ha letto il libro lo sa, vabbè, cioè io da una parte sono cresciuta lì sulle Apuane, quindi linea gotica, nonna staffetta partigiana, bisnonno comandante partigiano, eccetera. Dall'altra parte avevo la storia della famiglia di mio padre, che era una storia completamente cancellata e non conosciuta da nessuno, elusa, diciamo così, da mia nonna, dalla sua generazione, che non hanno mai voluto parlare, e completamente sconosciuta alla generazione successiva, cioè quella di mio padre, dei miei zii, insomma la generazione, diciamo così, dei baby boomers, quella. Mentre io e poi i miei cugini, poi ci siamo confrontati tra di noi, abbiamo passato un sacco di tempo a farci delle domande, no? A dire, ma insomma, perché non sappiamo nulla sulle nostre origini istriane, su quello che era successo alla famiglia della nonna. Quindi un po' è stato un bisogno di andare a colmare uno spazio della mia storia personale che era completamente vuoto. Dall'altra parte, certo, era anche una questione di storia italiana, diciamo così. Di storia italiana non facile né da prendere né da raccontare, perché, come ti dicevo prima, da anni ormai si sente parlare di foibe, ma se ne sente parlare per slogan, ok? E allora il foibe. Le foibe buttate lì come benaltrismo da lanciare in ogni momento, oppure le sfilate dei gruppi di estrema destra, eccetera, eccetera, che tendono a considerare questa questione come una roba loro, quando invece in realtà, secondo me, non c'entra assolutamente niente, cioè non è quello il punto. E dall'altra parte, un fastidio da parte di alcune parti della sinistra a parlarne, ok? Tanto che, insomma, mi è capitato, cioè, poi portando in giro il libro,
Da una parte mi sono capitate le strumentalizzazioni, perché le foibe sono probabilmente uno degli argomenti più strumentalizzati e più tirato per i capelli da una parte politica. Quindi da una parte mi sono capitati tentativi di strumentalizzazioni, le domande che non c'entravano nulla, i monologhi alla fine che pigliavano le foibe e le portavano dentro i libri di Pansa. E vedevano mostruose stragi dei partigiani ovunque, anche laddove non ci sono state, ma anzi c'è stato l'esatto contrario, no? Cioè, come mi fai venire a parlare di terribili stragi dei partigiani quando magari siamo a Massa, ok? E lì a pochi chilometri c'è Sant'Anna di Stazzema, c'è Vinca, c'è Forno, eccetera, eccetera. Quindi da una parte mi è successo quello. Dall'altra parte c'è un, non ti dico non interesse, ma anche proprio quasi fastidio da alcune persone di sinistra che non ne vogliono sentire parlare. Cioè il termine foibe per loro è fascisti, ok? E quindi si va direttamente lì. Quindi o amici che mi hanno detto io il libro non l'ho letto, non lo voglio leggere, oppure mi sono capitate anche le persone magari che su Facebook avevano visto che avevo scritto il libro sulle foibe, quindi mi hanno scritto fascista, torna a Meloni, fascista meglio, sono, non ci ho visto più, mi sono arrabbiata tantissimo. E, quindi questo quindi è un argomento molto difficile da trattare e per questo infatti ho messo in apertura i versi di Ungaretti. Che sono cessate di uccidere i morti, non gridate più, nel senso proprio per potermi riappropriare di una storia che poi in origine era una storia mia. Avevo bisogno un attimo di fare silenzio, di togliere le manifestazioni di Casa Pound dall'orecchio e le contromanifestazioni dall'altro e diciamo così, mettermi di fronte a quello che era successo a mia nonna, a quella che era stata la storia di mia nonna e a quella che aveva fatto sì che mia nonna Iole fosse la donna che era poi diventata, cioè una donna fortemente nevrotica, fortemente difficile, che mio padre poi fosse diventato quello che era, cioè una persona particolare, a sua volta nevrotica, che poi io fossi quella che ero. Quindi era proprio un bisogno di fare silenzio per andare a recuperare una storia mia. E la prima cosa che ho sentito il bisogno di fare è prendere e andare là. Ascolta, la cosa che più colpisce, diciamo, del tuo libro è che, al di là della difficoltà di andare oltre le ideologie, no? Perché appunto tu parli nel tuo libro, oltre che di allora le foibe, anche di una cento mille foibe, cioè degli slogan contrapposti che ci sono stati da tutte le parti che hanno impedito di conoscere la storia. Anche nel momento in cui, come ci raccomanda Ungaretti, cerchiamo di smettere di uccidere i morti, cerchiamo di fare silenzio e di conoscere la storia. Questa storia è veramente complessa. La storia dell'Istria nel Novecento è veramente difficile da capire. Cioè non è che nessuno voglia, oltre all'esigenza di qualcuno di negare, anche evitando di negare, è proprio conoscere che è difficile, interpretare, capire i movimenti che ci sono stati dietro. Quindi c'è proprio una difficoltà oggettiva, anche al di là dei cappelli ideologici, no? Per capire che cosa è stato, che cosa sono stati chi erano i partigiani in Istria, perché le persone sono state uccise, cioè è veramente oggettivamente complicato. Quindi tu fai un lavoro anche molto prezioso, ma complesso. Insomma, hai fatto veramente una ricostruzione. Anche se questo non è un libro di storia, e tu lo dici, perché è un libro che racconta la storia per portarla dentro una dimensione personale, partendo e per riportarla a una dimensione personale, però comunque fai una ricostruzione di cose che in tanti non sapevamo, anche persone che non è che non volevano conoscere, proprio che non, è difficile da capire. Sì, sì, molto, anche perché insomma, quando io poi ho deciso di andare a recuperare questa storia, mi sono resa conto che, come ti dicevo prima, di foibe si parla, si parla, si parla, però la bibliografia poi reale, cioè di testi storici, non ce n'è molta. Sono spesso testi
generici, cioè che raccontano più o meno quello che è successo in tutta Lizia nel 43, oppure più nella zona di Trieste nel 45, ma io volevo capire esattamente cosa era successo in quel paesino in cui era cresciuta mia nonna. Mia nonna era cresciuta in questo paesino che si chiamava Santa Domenica di Albona, oggi è Nedescina, e alle porte di Albona, quindi costa est dell'Istria, che è, insomma, se uno si guarda le vecchie cartine storiche dell'Istria, l'Istria è sempre stata una regione multietnica, no? Però la parte, diciamo così, soprattutto ovest, quindi quella più vicina a noi, era più densamente italiana, le campagne erano più densamente croate, la costa est era un po' più mista, ma Albona era proprio un centro storicamente italiano, la città. Le campagne attorno erano croate. E mia nonna era cresciuta lì, il cognome suo non era quello che ho pensato per tutta la vita, ecco, un'altra delle cose assurde che ho scoperto andando là, nel senso andando là alla tomba, ho scoperto che mia nonna si chiamava Martincic e non si chiamava Martini, come sempre era stata per noi. E, che cosa, insomma, diciamo così, come ho cercato di muovermi? Prima ho cercato di parlare con le persone del luogo, no? Però non è facile, stiamo parlando di cose successe un sacco di tempo fa, quindi la maggior parte delle persone o sono morte o erano talmente piccole che insomma non si ricordano più granché. E la bibliografia latitava, diciamo così, quindi ho dovuto fare un lavoro piuttosto grosso per quanto riguarda proprio il materiale d'archivio, cioè, quindi in un certo senso improvvisarmi un po' storica. Io non sono una storica, mi sarebbe molto piaciuto avere il metodo di una storica, la metodologia, però non ce l'ho, ragazzi, ci ho provato, ho fatto un po' la... ho tentato di imitare gli storici, però fondamentalmente io rimango una scrittrice, quindi il primo delle mie preoccupazioni rimane sempre una preoccupazione di stile, ecco, diciamo così. E quando là cercavo di ricostruire questa storia, ovviamente c'erano due slogan, perché poi tutto il mondo delle foibe, no, così come ci arriva mainstream attraverso i media, è un mondo un po' fatto di slogan. Dall'altra parte, da una parte c'è le persone uccise nelle foibe solo perché italiane. Dall'altra parte ci sono le persone uccise nelle foibe perché fascisti, no? Cioè, uno te lo dice, ormai un po' te lo dicono tutti, quello del solo perché italiani, però bisogna anche andare a vedere chi erano, no? E dall'altra parte, perché fascisti di solito te lo dice l'estrema sinistra. Allora, il solo perché italiani, però, su un paese come quello di mia nonna, ne avevano presi tre, ed italiani ce n'erano una marea. Quindi io volevo assolutamente capire perché avessero preso loro. Ok? Dall'altra parte il perché sono fascisti, che è una cosa che a me ha ferito molto, perché quello è veramente un victim blaming, no? Cioè una colpevolizzazione della vittima. E mi è capitato appunto quando mi sono trovata delle persone che mi hanno insultato su Facebook, di sentirmi delle persone che mi scrivevano: tu sei italiana, quindi il tuo bisnonno era un colono. E era di sicuro un gerarca fascista. E quindi le persone non sanno assolutamente niente di tutta questa storia, ad esempio non sanno nemmeno che, cioè, l'Istria non era una colonia, cioè non è che siamo andati lì a colonizzarla, cioè gli italiani lì vivevano da sempre, come ci vivevano da sempre i croati. E soprattutto poi né il mio bisnonno né suo cognato, perché a morire nella foiba di Vinez nel 43 furono il mio bisnonno e lo zio di mia nonna, non avevano ruoli nelle gerarchie fasciste. E, anzi, il cognato, ho trovato pure un documento in cui gli veniva negato un appalto proprio perché non iscritto al Partito Nazionale Fascista. Quindi la questione non era quella, era probabilmente una questione di rappresentatività all'interno della comunità, ok? Quindi di ricchezza e di rappresentatività, cioè se uno si va a vedere poi infatti le liste delle persone uccise nelle foibe, soprattutto quelle del 1943, che sono meno, diciamo così,
pianificate, ecco, è quasi una grande jacquerie, cioè una grande rivolta, è un caos totale che esplode all'indomani dell'8 settembre, sono molto spesso persone che vengono considerate rappresentative dello Stato italiano che veniva inequivocabilmente associato al fascismo e molti sono i postini. Okay? Cioè, oggi a noi ci fa un po' ridere pensare che un postino possa fare parte della classe dirigente. Però molti sono postini, molti sono maestri oppure possidenti. Possidenti, non ovviamente il grande barone, il grande proprietario terriero. Il mio bisnonno, ad esempio, era un commerciante. Ovviamente essere commerciante di genere alimentare in quel periodo ti poneva in una situazione particolare. E sul fatto degli infoibati perché fascisti, che è uno stereotipo che continua a resistere in un certo senso. Io, la persona che mi viene sempre in mente è Lelio Zustovic. Albona era una città, veniva chiamata la città bolscevica dell'Istria, perché c'erano le miniere dell'Arsa e quindi c'erano i minatori, c'era molto movimento per quanto riguarda diciamo così, le lotte operaie. Infatti nel libro racconto, non è che racconto solo delle foibe, ma racconto anche proprio tutta la storia di questa miniera. Quindi era una città comunque di base anche suo antifascista. Quando poi arrivarono, dopo l'8 settembre 1943, i partigiani, quelli del PCC, cioè del Partito Comunista Croato, si trovarono un gruppo ad Albona di antifascisti italiani già molto formato, persone che si erano fatte la galera, si erano fatte il confino, ma entrarono subito in collusione. C'è un libro che si chiama Le armi e la libertà dell'Issa, che è di Ljubo Drindrich, che è il padre di Dasa Drindrich, grandissima scrittrice, quella che ha scritto Trieste, e lui lo racconta proprio, lo racconta, cioè lui dice: noi andare in Istria abbiamo preferito prendere contatti con i nazionalisti croati piuttosto che con gli antifascisti italiani, per una questione di sovranità sul territorio, ecco, molto semplice. Quindi che cosa succede ad Albona? Succede che gli antifascisti storici in un certo senso vengono o messi nelle retrovie o addirittura fatti sparire. Lelio Zustovic, che è quello che dicevo prima, che era proprio il capo degli antifascisti di Albona, il capo del Partito Comunista di Albona, viene fatto sparire e il suo corpo non viene più ritrovato. Quindi la questione è ovviamente una questione complessa, una questione che va conosciuta e che va letta, capita, senza slogan, senza pensare di poterci fare il mem, ecco, diciamo così, cioè non. Sì, senti, l'accennavi prima, lo volevo riprendere, il discorso del perché il tuo bisnonno, che è una domanda che tu ti fai, cioè perché sia stato scelto il tuo bisnonno e il suo fratello per essere infoibati. E c'è una pagina nel tuo libro che proprio graficamente porta due risposte, una all'inizio in alto a sinistra e una in basso a destra sulla morte del tuo bisnonno, sull'infoibamento del tuo bisnonno. E in alto a sinistra si legge Zera Ricconte. Cioè è stato ucciso perché era ricco, che in realtà era un piccolo borghese, appunto un commerciante, e in fondo a destra la risposta è stato ucciso perché è la guerra, che forse è l'unica risposta possibile, cioè nel senso alla fine poi la verità non si sa mai, ma si capisce bene dal tuo libro il substrato sul quale si è mossa questa violenza. Che alla fine diventa anche cieca e insensata. È la guerra, c'è poco da fare, cioè non è quella la vera motivazione che sta dietro le cose. E parto da qui per arrivare a un'altra domanda, anche questa un pochino complessa, mi dici tu se dico una stupidaggine. Tu dici che, allora, tua nonna ha conosciuto il trauma, ovviamente, di vedere il padre infoibato, quindi di vedere una morte violenta per suo padre e per suo zio. E tu parli di questo come il trauma, ma forse il trauma è anche quello che viene dopo, cioè la perdita dell'identità, l'impossibilità di fare i conti con le proprie radici e il trovarsi sradicato e portato in un posto che non gli appartiene, nel quale è impossibile dire io vengo di lì.
E quindi la negazione è questa forse un secondo trauma, forse addirittura più grande del primo, no? Perché il dolore in quel tempo era anche il dolore e la perdita erano anche quotidiani. Però invece questo sradicamento, e mi è venuto in mente pensando a un libro al quale tu vuoi molto bene, che si chiama La Storia, l'ha scritto una certa Elsa Morante. Mi è venuto in mente pensando a Ida, al dolore di Ida, che anche quello è un dolore di sradicamento, anche se lei non viene portata via dalla sua patria, però vive una mancanza di radici. Mi è venuto in mente l'episodio di quando lei corre dietro al treno degli ebrei, no? Un'impossibilità nell'impazzimento generale di dire io però sono questo, cioè posso rivendicare di essere qualcosa e di appartenere a qualcosa. Sì. Poi Ida, anche, cioè, la storia probabilmente, quello che ti colpisce di più di quel libro è proprio il farti vedere come la guerra, che è invece però un portare alle estreme conseguenze l'identità e l'identificazione con qualcosa, poi si va a battere su persone che sostanzialmente non c'entrano niente, non sanno nemmeno bene come identificarsi, no? Cioè la storia, uno scandalo che dura da 10.000 anni, come lo chiama la Morante, è proprio quello che ti colpisce a questo, no? E la Morante, secondo me, aveva colto molto bene questa questione della guerra con questo suo sguardo, no? All'interno del romanzo ha sempre questo sguardo, diciamo così, materno barra maternalistico, nel senso che sembra quasi che tutte le persone che entrano nel suo sguardo non siano poi alla fine così cattive, ma siano state plasmate così dalla guerra. Pensate come, cioè, è un libro che parte con uno stupro, con uno stupro di cui lei però vuole raccontare la vicenda di questo soldato tedesco stupratore e del fatto che continuava a chiamare la madre, eccetera, eccetera. Quindi è un libro veramente che ti fa infuriare sulla guerra. Io probabilmente partendo proprio dalla Morante, insomma, io alla storia della Morante ho dedicato la tesi dottorato, e anche per questo che mi sono sempre un po' arrabbiata per l'appropriazione fascista di tutta la questione delle foibe, no? Perché, cioè, io rimango sempre dell'idea che, cioè, se qualcuno non ci avesse portato in quella guerra, tutto questo non sarebbe successo, ecco, sostanzialmente, no? Cioè, non ci sarebbero state tante cose, ecco, diciamo. Quindi, quando io andavo in Istria, riuscivo a parlare con gli anziani, loro dirmi: questa è stata la guerra. L'Istria ha patito la guerra, la seconda guerra mondiale, in maniera terrificante. L'Istria, io, è un luogo che amo molto, non solo perché è molto bello, ve la consiglio se qualcuno potrà tornare un giorno a fare vacanze all'estero, perché ora è abbastanza una prospettiva che non riusciamo nemmeno più a immaginarci, però è un fazzoletto di terra, cioè gli abitanti dell'Istria sostanzialmente sono pochissimi, è un posto piccolissimo, ma in cui è passata praticamente quasi tutta la storia del Novecento. Ed è passata in modo imponente, ecco, che l'ha cambiata radicalmente. E oggi è un luogo strano dove capisci che è successo qualcosa, dove capisci che la gran parte degli abitanti se n'è andata, prima con l'esodo degli italiani, ma poi dopo c'è stata anche una fortissima emigrazione croata. Quindi ora sostanzialmente è un luogo abitato quasi unicamente sulle coste e vivo principalmente d'estate, però la storia del Novecento lì è stata molto forte, molto pesante, cioè pensiamo, passiamo da l'incidente minerario dell'Arsa alla seconda guerra mondiale, all'arrivo dei tedeschi che l'hanno messa a ferro e fuoco, a prima il fascismo, a dopo il comunismo titino, insomma, diciamo che paradossalmente l'unica cosa che sembra essersi un pochino risparmiata è stata la guerra degli anni 90, che non è stata sentita tantissimo lì, però molte persone sono partite in guerra con la Croazia e poi c'erano i profughi in questi giganteschi hotel che ora ospitano i tedeschi con tutte le amenità. Negli anni 90 erano adibiti, diciamo così, a campo profughi.
Senti, hai detto la parola tedeschi e mi viene in mente tutte le volte, ritorna molte volte nel libro quando tu parli di persone ammazzate dai tedeschi e poi c'è l'aggiunta e dagli italiani, che è Loro me lo una. dicevano. Lo so, ma è uno sforzo di complessità che ci riguarda tutti, no? Io penso a Sant'Anna, no? A Sant'Anna le persone sono state uccise dai tedeschi e dagli italiani. E tutte le volte bisogna ridirlo, Certo. perché non, insomma, perché fa più comodo nascondere la testa sotto la sabbia e fare finta che quella storia non ci appartenga. Ma certo, ma nemmeno a E noi viene spontaneo dirlo, cioè noi sì, è vero. tendiamo sostanzialmente un po' per come si è sviluppata la storia d'Italia, no? Cioè noi siamo arrivati alla fine della Seconda Guerra Mondiale con questa posizione un po' da sconfitti, sì, però negli ultimi 2 anni c'eravamo in parte riscattati perché c'era la resistenza, eccetera, eccetera. Quindi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, e non abbiamo fatto veramente una riflessione su quello che era stato il nostro passato, sul ventennio. Raramente tu senti dire noi siamo entrati in guerra a fianco di Hitler, ok? E raramente senti parlare di crimini di guerra degli italiani. Anche su questo, ad esempio, la bibliografia è scarna, no? Cioè abbiamo cominciato a parlare, che ne so, di crimini di guerra nel Corno d'Africa con i libri di Del Boca. Rarissimamente ci sono un po' di libri, quelli di Gobetti, eccetera, però rarissimamente sentiamo parlare di crimini di guerra nei territori dell'ex Jugoslavia, ok? Quindi tutta la nostra partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale come stato fascista e belligerante a fianco di Hitler è stata sostanzialmente rimossa. E questo è un problema molto grosso perché secondo me ha anche fatto in modo che probabilmente non riflettessimo veramente a fondo sulla nostra storia nazionale, ecco. Quindi andare di là, vabbè, io la prima volta che sono partita per andare di lì, per andare in Istria, pensavo di trovare la foiba di Vines, che avrei trovato un cartello, e insomma ci sarei riuscita a arrivare. Via Francigena. Esatto. L'Angelina, che era la tata di mio papà, insomma, racconto di lei del libro. Personaggio Quindi, bellissimo, lo dico per chi non ha letto il libro. sì, è una insomma, tu, mi ricordo che tu alla presentazione avevi definite le due splendide novantenni del libro. Sì. E comunque, lei poi dopo, quando insomma, l'ho sentita, mi ha detto: ma te sei fortunata che non hai preso un sacco di botte, perché lei comunque era abituata a anni in cui di questo argomento di là non si parlava. E quindi io sono arrivata e sono andata a cercare sta benedetta foiba di Vinez, che è un luogo per la Croazia contemporanea. Insomma, per arrivarci, alla fine mi ci hanno portato, ma insomma l'ho raccontato nel libro con le cesoie, il macete, facendoci largo in mezzo al bosco. Dall'altra parte molte persone invece, quando io chiedevo della foiba di Vinez, mi indicavano i monumenti che sono ovunque in Istria le persone uccise, loro non scrivono dai tedeschi, ma dagli italiani dai tedeschi. E quindi in un certo senso mi sbattevano sempre in faccia il fatto che l'Italia è stata fascista, il fatto che è entrata in guerra con Hitler e che c'è stata l'invasione della Jugoslavia. Una cosa, secondo me, ovvio che all'inizio, le prime volte che ero lì, cioè, io rimanevo un po' perplessa perché dicevo, vabbè, ma io ti sto chiedendo una cosa, ti sto chiedendo se sai dove sta foiba di Vinez, se sai qualcosa del mio bisnonno, perché mi porti a vedere questo qua, questo monumento. Però dall'altra parte è un esercizio utile, è un esercizio che ti insegna che intanto abbiamo sostanzialmente rimosso, insomma, come dicevo prima, c'è questo nostro passato. E dall'altra parte che non puoi mai parlare di un episodio bellico isolandolo dal resto. Ok? Quindi laddove io andavo a cercare parte della mia storia e del mio dolore, non potevo prescindere dal dolore degli altri, dalla storia degli altri. E questa è diciamo così, la parte che mi piace di più di
ogni volta, insomma, laddove vai a affrontare la storia del confine orientale, ti rendi conto che ci sono tre paesi, in un certo senso, che devono imparare a, diciamo così, a confrontarsi su questo, no? Cioè, non è una storia solo italiana, è una storia di Italia, Slovenia e Croazia. Anni fa si era tentato, insomma, di provare un confronto, c'erano state le commissioni di storia congiunte, c'era stato, vabbè, il famosissimo concerto dei tre presidenti, eccetera. Ultimamente invece ci sono solo un sacco di incidenti diplomatici, eccetera, eccetera. Però, insomma, riconoscere la storia dell'altro, cioè memoria condivisa, altro refrain che si sente tantissimo. La memoria condivisa sostanzialmente è un ossimoro, no? Perché, cioè, la memoria è qualcosa di privato e che può essere al massimo collettivo, ma ciò di cui noi stiamo parlando è la storia. La storia è qualcosa di più freddo, di più oggettivo. La tua memoria ti può, si può fissare su un singolo episodio, ma la storia li deve tenere insieme tutti. E, quindi, storia condivisa, non lo so, si può ascoltare la storia dell'altro. Cioè, tanti anni fa, quando stavo facendo l'abilitazione per l'insegnamento, che non mi ha insegnato granché, devo essere sincera, però ho avuto un professore di storia contemporanea bravo e lui mi fece leggere questo volumetto che hanno fatto degli insegnanti, non mi ricordo se di scuola media o di scuola superiore, in Israele nei territori palestinesi, e hanno fatto un manuale di storia. Così come viene raccontata nelle storie israeliane, così come viene raccontata nelle scuole palestinesi. E le hanno messe a pagine davanti, ok? Cosa vuol dire questo? Molte pagine non coincide assolutamente quello che tu stai leggendo, però avere già un libro fatto così ti insegna a confrontarti con la storia dell'altro. E quindi, ovviamente, tutto questo non c'entra niente, là siamo in Medio Oriente. E qui invece stiamo parlando di storie di confine che comunque sono storie lontane, che sono storie che datano 70 anni, per parlare, insomma, 70-80 anni, ma che ancora ogni volta non riescono a essere pacificate, anche perché sembra che qualcuno non voglia che siano pacificate, ecco, che voglia proprio soffiare sul fuoco, sul nazionalismo. Il nazionalismo in quei luoghi penso che abbia già fatto sufficienti danni. Ma infatti, cioè, nel senso, alla fine il tuo libro insegna anche che la storia non va temuta, perché la storia, quando la conosci poi per com'è, racconta le cose come stanno, appunto, tramite il confronto tra i punti di vista, eccetera. Però, nel senso, pensare che quel territorio possa essere un territorio nel quale si fonda un orgoglio fascista è assurdo proprio nei fatti, perché tu, raccontando le storie, mi viene in mente la storia della strage nella miniera, tu fai vedere come tanta retorica sul fatto che sotto il fascismo le cose funzionassero, in realtà, alla prova dei fatti, sono stupidaggini, nel senso, quella è una storia che tu racconti molto bene, che è molto inserita molto bene dentro il libro, che fa quella è una storia di una tragedia che nasce dalle epurazioni, da una cialtroneria amministrativa assoluta, e quindi la storia non va temuta, va conosciuta con difficoltà e raccontata senza paura. Certo, ma no, questo senza dubbio. Sì, la cialtroneria che viene fuori nella miniera dell'Arzo, anche quando racconto di tutto quel documento dell'Unione Industriali dell'Istria, in cui vengono fuori, insomma, scelgono una serie di personaggi per fare i carceri minorili in Istria, e poi viene fuori praticamente che il più pulito c'è la rogna, persone vengono mandate indietro perché. Non lo so, uno era in prigione, era finito in prigione per stupro su minorenne e cose del genere. Quindi, ecco, anche conoscere la storia del nostro paese, così come Eh sì. funziona, così è importante. Sì, ma anche solo rendersi conto che quella è la storia del nostro paese, cioè che quel paese era Italia e che quella strage mineraria è una strage mineraria italiana. Certo, E la miniera quindi. dell'Arza non la conosce nessuno. Infatti, io prima di scrivere questo libro avevo una serie di documenti sulle più grandi tragedie minerarie italiane, no? E l'Arzo non veniva citata molto spesso, perché essendo ormai Croazia, viene considerata
un paese altro. In realtà, quando è successa la strage nel 1940, Arzia era italiana, anzi, la città di Arzia era stata proprio una delle città di nuova fondazione fondate dal Duce. E morirono 200 persone in una notte sola per il fatto che la produzione venne ritenuta molto più importante di quanto non fosse la sicurezza dei lavoratori. Ecco, diciamo così, un po' attualizzato il discorso, ma questo è. Ascolta, torniamo. Allora, intanto volevo dire, prima tu hai raccontato del fatto che non esiste un monumento che ricordi questa foiba, che è anche difficile da trovare, però tu ne parli, parli delle foglie a un certo punto, una cosa molto, molto bella, molto poetica, cioè dici che il vero monumento in quel posto sono le foglie. E mi sembra che questo, che è il modo in cui si chiude il libro, faccia un po' eco all'esergo di Ungaretti, no? Cioè è quella cosa lì, è il silenzio, sono le foglie che si depositano ed è quello il vero monumento a una storia che va conosciuta, che va ricordata e che va accettata. Ecco. E, volevo ricordare un pochino, poi la facciamo finita perché stiamo chiacchierando da un sacco di tempo. Ok, no, infatti non vedo l'ora, quindi non riesco a veder No, ma nemmeno l'orario. io, però la Valentina che stava in cassa è andata via, abbiamo chiuso la libreria nel frattempo. Vabbè, ti saluta comunque. No, in copertina c'è una donna di spalle, no? Che è un po' il simbolo appunto di una negazione, di un silenzio. A me quello che più appunto mi ha colpito, al di là di tutti i discorsi sulla storia che abbiamo fatto, appunto è il percorso personale che la Silvia del libro fa nel cercare, io l'ho letta un po' così, poi magari sono un pochino, non lo so, maternalista anch'io, nel fatto che tu hai sentito il bisogno di raccontare questa storia nel momento in cui sei diventata madre, e quindi hai deciso di provare a chiudere un cerchio, è una ferita che faceva parte della tua famiglia e che in modi diversi, nasceva da un silenzio, e quindi che le parole, la scoperta, il parlare delle cose potesse fare in modo che il tuo essere madre e l'essere figlia di tua figlia potesse essere finalmente guarito da questa ferita che aveva attraversato le generazioni precedenti. E poi mi è piaciuto anche il fatto di come racconti tuo padre, perché tu racconti tuo padre come un uomo a sua volta traumatizzato da una madre traumatizzata a sua volta, che aveva comportamenti inspiegabili, la chiama, ma dal più piccolo e il più riconoscibile, no? La mamma che dice cosa mi chiami al telefono, che c'è Derrick. Queste cose qui, fino ad arrivare a cose più eclatanti, tipo la madre che non va al matrimonio del figlio o che non va a trovarlo in ospedale. Ecco, però alla fine mi sembra che sia servito anche a ricostruire un'immagine, un rapporto con tuo padre pacificato, ecco. Non lo Sì, so. allora, sì, diciamo io quando ho chiuso il libro, la prima bozza, l'ho subito dato da leggere a mio papà, perché volevo sapere cosa ne pensava lui, perché ovviamente dentro c'è più storia sua quasi che storia mia, ecco, diciamo così. Certo, vabbè, poi lo dico dopo. Mio padre, alla fine, lui è un grande amante della letteratura, mio padre, una persona piena di idiosincrasie, quindi se avesse trovato qualcosa che non gli piaceva, probabilmente me l'avrebbe sbattuto in testa. E mi ha detto, guarda, io alla fine non è che ci faccio una figura perfetta, questo libro, però è scritto bene, e quindi va bene. Quindi gli è andato bene. Certo, se mi avesse detto Silvia, questo libro mi ha fatto arrabbiare tantissimo, non lo pubblicare, io dopo 2 anni di lavoro, grande domanda, però insomma, per fortuna questo non è successo. E sulla cosa di mia figlia, certo, ovviamente viene un po' da pensare che possa essere una sorta di cosa apotropaica, no? Nel senso, io divento madre e quindi voglio spezzare questa catena di nevrosi per non trasmetterla a te. Ma mi è venuta in mente anche un'altra cosa. Sostanzialmente, quando tu diventi madre, smetti di essere figlia. E quindi, in un certo senso, io sono stata figlia per tantissimo, io sono stata una di quelle trentenni
che continuavo a dare la colpa ai miei genitori per qualsiasi cosa mi succedesse. Sono stata un'adolescente perenne proprio. Quando sono diventata madre, ho capito che il tempo della figlitudine era finito e che quindi probabilmente dovevo chiudere anche quello, cioè tutti i conti rimasti aperti con le generazioni che mi avevano preceduto andavano chiuse. Ascolta, io chiuderei con una nota Ecco. decisamente pop, cioè nel senso che con un richiamo che ci viene da una canzone che viene richiamata nel libro. Tu quando parli di te adolescente parli di te che guardi Saranno famosi in televisione e mi è venuto in mente che alla fine la sigla di Saranno famosi si conclude con un invito alla memoria, ma pensa a te dove sono andato a beccarlo. Alla fine c'è questa invocazione, Remember, Remember, che arriva in fondo alla canzone, che alla fine è quello che è il messaggio del tuo libro, Ah, è che viene vero, dalla sigla di Saranno Remember, Remember, famosi. E è quindi vero. concludiamo in questa cosa, Va con bene. un omaggio a Lidia Crente, Tania Matullo e tutti i ragazzi della scuola, e persino da lì, insomma, torniamo poi sempre a parlare di scuola, persino da lì, insomma, viene un invito a non avere paura di conoscere le cose nella loro complessità, ecco, che poi è il messaggio del tuo libro. E quindi niente, grazie mille di questa chiacchierata, che devo dire, Grazie a leggete voi, questo sono libro così bellissimo. felice di aver sentito l'aria della Versilia, almeno via Ah sì. telefono, perché chissà quando potrà tornare io su. No, facciamo che manca poco, dai. Vediamo. Leggete senza salutare nessuno, leggete la storia di Elsa Morante. E insomma, impariamo dai grandi, compresa Silvia. Grazie, Grazie. E ciao. salutaci la bimba. Va bene, Ciao. Mi sa ciao. che devi chiudere tu. Non so come funziona, ma forse Vado, ciao. devi chiudere tu perché... Vai. Ciao, grazie.